Benvenuti a Torino Web News, i giorni passano velocemente, stiamo ormai arrivando in fretta all'inizio delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, mancano quasi 2 settimane e anche questa settimana siamo venuti a visitare un luogo che ha aperto i battenti proprio per l'inizio delle celebrazioni. Siamo al centro storico Fiat in via Chiabrera 24. Come dicevamo, il centro storico Fiat ha aperto al pubblico per Italia 150, è stato teatro di momenti storici importantissimi, accordi politici ed economici miliari per la storia del paese. Oggi il visitatore può trovarci una collezione di automobili, cimeli, modellini e manifesti pubblicitari che ripercorrono la storia del marchio Fiat. Dalla prima vettura, la 3,5 HP, al mostro d'acciaio che vinse il record mondiale di velocità nel 1924, la Mefistofele, e poi i veicoli da lavoro, trattori, autocarri, treni e aerei, il tutto immerso nelle ricostruzioni di alcuni stabilimenti simbolo della storia aziendale. Questo è il museo del marchio Fiat, cioè qui dentro si cerca di raccogliere tutto quello che in questi 112 anni di vita dell'azienda è stato marchiato con il marchio della Fiat. Non soltanto le automobili, ma anche i camion, i trattori, lavatrici, frigoriferi, treni, aeroplani. Ed è questa veramente la particolarità di questo museo. Che cosa ha tenuto insieme nel corso degli anni prodotti diversi e l'azienda che ci stava dietro. Quindi venendo qui dentro si vede come è cambiato il modo di lavorare, come è cambiato il modo di progettare. C'è l'ufficio che fu di Dante Giacosa, il papà di tutte le più importanti utilitarie della Fiat. E come è cambiato anche il modo di comunicare i prodotti. C'è una rassegna di manifesti pubblicitari bellissimi, realizzati da grafici importanti che dall'inizio del secolo arriva fino ai nostri giorni. Quindi questo è un museo di impresa. Attaccato al museo c'è un archivio che conserva 5 km di documenti, 6 milioni di immagini, centinaia di ore di filmati. Questo significa che qui dentro ci sono non soltanto gli oggetti, ma anche le voci e il racconto di chi negli anni ha lavorato per produrli. E adesso, come sempre, vediamo insieme quali sono gli altri appuntamenti d'arte e musica dei prossimi giorni. Nuova mostra in arrivo alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino fino al 3 aprile, in mostra fotografie dalle collezioni della Gamma, lavori di Moncalvo, Iodice, Migliori, Mulas e Basilico, affiancate agli artisti che hanno integrato all'interno delle loro opere la fotografia, come Sighicelli, Ontani, Di Martino e altri ancora. La mostra si intitola Lo sguardo persistente. Continua invece la Fondazione Sandretto Rene Baudengo fino al 24 aprile, moderni con uno spaccato dalla scena artistica russa. Alla mostra abbiamo già dedicato uno speciale all'interno del numero 118 di Torino Web News che vi invitiamo a riguardare per averne un assaggio. Musica classica, il 6 marzo prova generale aperta al pubblico dell'Orchestra Filarmonica di Torino, musica di Mendelssohn, Boccherini, Mozart, Bach con Sergio Lamberto, maestro concertatore, e Jan Vogler al violoncello dalle ore 17. Il 10 marzo torna all'Auditorium Rai Arturo Toscanini la musica di Ravel, Alborada del Grazioso, Pavan pour un enfant défunt, Scheherazade, Rhapsodie Espagnol e il celebre Bolero. L'orchestra è naturalmente la Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Gabriele Ferro con Monica Bacelli in mezzo soprano. Finiamo con la musica leggera. Hiroshima Mon Amour propone la settimana prossima 2 concerti con artisti che mancavano da un po' di tempo a Torino. Il primo è con la band napoletana dei 24 Grana sul palco il 5 marzo alle 22. Il secondo è con l'ex cantante dei CCCP, CSI e PGR, Giovanni Lindo Ferretti, giovedì 10 marzo. Ringraziamo il centro storico Fiat per averci ospitato, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci dalla redazione web della città.